Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, stasera è un momento molto importante per questa parrocchia. La misericordia sborda abbondantemente dal cuore di Cristo. Ringraziamo il Signore di tante cose belle che fa, tanti segni grandi che dà nella nostra vita. La misericordia di Dio ci ha voluto onorare, ecco, con la presenza anche, in un certo modo, perdonate, fisica quasi direi, di Gesù, Gesù misericordioso, Gesù della Divina Misericordia. Qui abbiamo un gruppo della Divina Misericordia che apre il cuore con la preghiera di Santa Faustina Kowalska. Oggi è Santa Faustina Kowalska. Con noi abbiamo anche l'apostola della Divina Misericordia, la signora Anna di Cesare, che alla fine della messa ci dirà qualcosa di bello a tutti quanti noi. Ci è stata donata questa statua di Gesù della Divina Misericordia. Tra qualche minuto la benediremo, la scopriremo e la apprezzeremo. Perché? Perché come sta posizionata adesso il crocifisso e Gesù, così poi sarà messo lì. C'è la croce e Gesù. Dalla croce scaturisce la misericordia. Allora è un momento intenso di spiritualità profonda questa Santa Messa, e noi vogliamo ringraziare il Signore per questo. Ci accingiamo adesso a benedire questa bellissima statua che ci è stata donata dal signor Aldo 40, un signore che con semplicità di cuore ha donato questa statua meravigliosa a questa chiesa, alla madre di Gesù, alla Madonna di Casentino. E noi lo ringraziamo perché quest'anno della Divina Misericordia per noi tutti è stato un segno bellissimo, grandissimo. Scopriamo la statua. Facciamo un applauso. Fratelli e sorelle, è motivo di grande gioia per noi lodare Dio nel momento in cui una nuova immagine del Signore, Gesù, Gesù misericordioso, Gesù della Divina Misericordia, sarà esposta alla pubblica venerazione. Essa ci ricorda che Cristo è eterno Figlio di Dio, fatto uomo, nel grembo della Vergine e immagine del Dio invisibile, segno e sacramento di Dio Padre. Egli ha detto: chi vede me, vede il Padre. Venerando questa immagine, eleviamo lo sguardo a Cristo, che vive e regna in eterno con il Padre e lo Spirito Santo. Ti benediciamo, Padre Santo, nel tuo immenso amore verso il genere umano. Hai mandato nel mondo come Salvatore e primogenito tra molti fratelli il tuo Verbo eterno, fatto uomo nel grembo della Vergine Purissima, in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Tu ci hai dato in Cristo il modello perfetto della santità. La Chiesa lo venera bambino, e lui piccolo e fragile adora il Dio Onnipotente, contemplando il suo volto, scorge la tua bontà, ricevendo dalla sua bocca le parole di vita. Si riempie della tua sapienza, scoprendo le insondabili profondità del suo cuore, si accende del fuoco dello Spirito effuso sui tuoi figli. Guardando il suo corpo piegato, venera quel sangue prezioso che la rende pura e santa, esultando per la sua resurrezione, pregusta la gioia delle nozze eterne.
Concedi, Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e dopo aver portato l'immagine dell'uomo terreno, rispecchino finalmente quella dell'uomo celeste. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la via che ci fa salire a te, la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la pietra su cui possiamo riposare, la porta che introduce nella nuova Gerusalemme. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Italia e fuori Italia, che in tutte le parrocchie
mettessero esposto il crocifisso più venerato della parrocchia. Noi abbiamo anticipato i tempi, senza volerlo. Vi ricordate quando è stato detto questa cosa dal Papa? Mi sembra verso dicembre, inizio di quando comunque, un poco prima dell'anno della misericordia. Noi un mese prima, si diceva nello studente, un mese prima abbiamo fatto questo. E la gioia è stata grande, perché abbiamo detto allora, senza volerlo, lo Spirito Santo ci ha suggerito e noi abbiamo accolto questo suggerimento. E questo crocifisso è l'atto d'amore più grande di Gesù e rappresenta anche poi la risurrezione, i fiori, perché dalla croce nasce la vita. E l'anno della misericordia, poi avevamo nella sacrestia avevamo questo bellissimo quadro e del Anna, poi lo vedrai, forse perché stava sopra, non si è visto, abbiamo questo quadro del figlio prodigo, vieni a vedere, del figlio prodigo. Bene, l'icona che Papa Francesco ha dato, Padre misericordioso. Capito? Niente. Sì. Mettiti là un po'. E allora, fratelli e sorelle, noi abbiamo preso quello che il Papa ha detto, l'icona per eccellenza della misericordia, che è il Padre misericordioso. E il Padre misericordioso, non il figlio prodigo. Il Papa ci ha tenuto a dire, dobbiamo dire, il Padre misericordioso. E l'abbiamo messo, gli abbiamo messo la luce, non mi nascondo, c'è Salvatore incarnato, qua non c'è. Da quando abbiamo messo quel quadro, il mio braccio non funziona più, perché l'abbiamo messo proprio fisicamente, lì sopra anche io e Salvatore incarnato, e purtroppo a lui non si capisce più la spalla, a me il braccio, e sono passati già diversi mesi. A un certo punto, nell'anno della misericordia, tante cose belle, viene un signore, l'ho nominato, non so se c'è, ma lo nomino soltanto perché io penso che nulla è per caso. Bene, viene un signore con una semplicità estrema, viene e dice, padre, io così voglio donare, eccetera. Anzi, io all'inizio non capivo, pensavo doveva essere una benedizione a casa, non so se c'è, lo so che forse è timido, ma non so se c'è. C'è. E allora a un certo punto che cosa succede? No, guardate bene. A un certo punto che cosa succede? Quando poi ho capito, perché sono un po' ottuso, che invece la persona, per una fede sua, perché l'anno della misericordia, a un certo punto è venuto, padre, io mi sento ogni tanto così, io vorrei così. A un certo punto siamo andati e abbiamo preso perché si intendeva proprio Gesù della Divina Misericordia. E io mi sono detto, Signore, che cosa ci vuoi dire? Perché è importante, fratelli e sorelle, attenzione, oggi, manco farlo apposta, in questi mezzi di comunicazione, Facebook, io ogni tanto metto delle storielle, metto delle cose, no? Ho letto una storiella non mia, che avevo messo qualche anno fa, all'improvviso è ricomparsa. E allora mi sono detto questo, leggendo queste storielle che adesso vi dirò, e chiudo, tra mezz'ora. C'è questa storiella per quanto riguarda i segni. Bene, c'è questa storiella che avete già sentito, di questa mamma che fa un ricamo. Ricordate le nostre mamme, forse qualcuno di voi lo fa ancora, però perché è bello. E c'è questo bambino che sta a terra, gioca e vede la mamma che sta facendo questo ricamo, però lo vede da una posizione diversa, da sotto. E voi sapete che un ricamo sotto è intrecciato, sembra brutto, tutti i nodi, i colori che si... è brutto da vedere. Bene, il bambino non riesce a capire, dici mamma, ma che cosa stai facendo? È brutto, eppure tu sei brava. E la mamma sorride, dice vai a giocare, poi ti chiamerò e ti faccio.
farò vedere che non sempre quello che si vede è la realtà. E allora che cosa fa? Il bambino va a giocare, eccetera, eccetera. A un certo punto la mamma lo chiama, piccolino, lo mette sulle gambe e dice: guarda, guarda dalla mia posizione e guarda il ricamo. Bene, c'è un bellissimo ricamo di un paesaggio. E dove in questo paesaggio c'è un bambino, questo bambino che corre sei tu. Mamma, che bello! Allora, che cosa voglio dirvi? Fratelli e sorelle, noi dobbiamo saper leggere le cose. Le dobbiamo saper leggere. È importante. Dio ci vuole dire un qualcosa di grande. Abbiamo bisogno di misericordia. Non solo noi. Noi abbiamo bisogno di misericordia. E questa deve essere una chiesa di misericordia. E allora, quando poi ho visto, e questo è l'ultimo segno adesso, in questo momento preciso, proprio or ora, questo senza farlo apposta, abbiamo in un certo modo spostato quello che tra poco sarà lì. Lì, vedete, ci sarà solo la croce. La croce vecchia, una croce un po' così, però poi sarà messo Gesù della Divina Misericordia. Allora mi sono detto, fratelli e sorelle, la misericordia scorre soltanto dalla croce e dall'amore di Cristo. Non a caso a Santa Faustina Kowalska, quando Gesù è apparso, non è apparso soltanto bellino, perché che Gesù è bellino ci può importare fino a un certo punto, ma è apparso forato nei piedi, nel costato, nelle mani, dove, schiodato dalla croce dopo la morte, è risorto. E questo risorgere è questo Gesù che appare. L'abbiamo messo là, sapete perché? Perché ognuno che entra, non lo metteremo diritto che guarda l'arco, perché non ci interessa, guarderà la porta. La porta, sapete perché? Perché ognuno che entrerà in questa chiesa deve dire: qui io troverò misericordia. E la misericordia, sapete che cos'è? È l'amore di Dio, che non si ferma davanti a niente. Il più grande peccatore può entrare qui dentro, si deve sentire accolto da questa croce, rivela l'atto d'amore immenso che Dio ha dato, e scaturisce da questo Gesù che è apparso. Alla fin fine, vedete che quando Gesù che appare nel cenacolo: Tommaso, metti qua tuo dito, metti nel costato, io sono vero. E questo Gesù, dove escono questi due raggi da questo costato, che cosa sono? Santa Faustina ci dà una lettura bellissima. Bene, il rosso sbiadito, ma è la divinità, è il sacrificio eucaristico. È il sacrificio eucaristico. Uomo, quando tu è uomo, essere umano, quando tu entrerai in questa chiesa, sappi che è un Dio che ti ama talmente tanto che ogni giorno muore sull'altare per te e si fa pane. In questa chiesa, come in tutte le chiese del mondo, è il raggio o l'acqua che purifica, è il sacramento della riconciliazione, il sacramento del perdono, non del giudizio. Gesù non è venuto a condannare, Gesù è venuto a dare misericordia. Siamo noi che probabilmente non l'accettiamo. Papa Francesco disse una cosa bellissima: siamo noi che ci stanchiamo di perdonarci, Lui ci perdona sempre. E allora chiudo dicendo questo, fratelli e sorelle: questa lettura, Gesù, l'amore di Gesù che scaturisce nella misericordia, sarà l'entrata di questa chiesa. Ognuno che entrerà qui dentro deve dire: io troverò misericordia. E oserei dire: devo trovare misericordia attraverso, perché poi attenzione, la chiesa non è fatta di pietra. Purtroppo le pietre passano, anche io, la chiesa è fatta di persone. Allora io troverò misericordia attraverso i pastori di questa chiesa, attraverso i fedeli di questa chiesa, attraverso la comunità.
E allora mi piace che questo è l'ultimo segno di quest'anno della misericordia, perché tra poco noi lo chiuderemo così, sia qui ma sia col pellegrinaggio sabato, lo chiuderemo a Roma. Se Dio ci dà la grazia passeremo per Santa Faustina, Santo Spirito in Sassia, lì la ringrazieremo, perché attenzione Anna, l'ho detto già, lo dico qua perché lo devono sapere, questo sacerdote, perché l'ha sempre fatto, ogni mattina legge un pensiero del diario di Santa Faustina Kowalska, ci tiene tanto. Sapete perché Anna? Sai perché Anna? Perché le chiacchiere del sacerdote contano poco, contano quello che dicono i santi, che parlano poco, Gesù a Faustina, parlano poco. E poi questo sacerdote, come sicuramente penso anche qua, c'è il gruppo della Divina Misericordia, che è un qualcosa di bello, fedeli sempre a quello che Gesù ha chiesto. E poi questo sacerdote ci viene, forse qualcuno è presente, che è importante, al capezzale di ogni sofferente o di ogni ammalato che sta in agonia, recitare la misericordia, cioè la coroncina della Divina Misericordia. E allora ringraziamo il Signore. È stato un dono, come chiusura di quest'anno. Penso che il Signore non ci vuole bene. Penso che il Signore ci vuole bene. Ci chiede di essere più misericordiosi tra di voi. Fratelli e sorelle, Gesù è apparso a Santa Faustina Kowalska all'inizio delle due grandi guerre mondiali. E guardate che la seconda guerra mondiale, la misericordia tra gli uomini, tra noi uomini, era zero. Ecco perché Gesù è apparso a una sorina un po' semplice in Polonia, per dire: il mondo si salverà solo con la misericordia. E allora ti ringraziamo Gesù di questo grande dono che ci ha fatto. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio. Ecco, in tutta la nostra regione, ma anche fuori la nostra regione, la devozione alla Gesù della Divina Misericordia, questo incontro tra Santa Faustina e Gesù. E allora ecco, lei ci dirà qualcosa e noi con gioia la innanzitutto voglio affermare con convinzione che è bellissimo questa statua, anche noi l'abbiamo fatta fare a Pisello, ma questo poi veramente spiritualizza la luce degli occhi, bisogna veramente contemplare il suo volto. Sapete perché? Perché Gesù spiega nel diario di Santa Faustina: io mi guardo così come mi guardavo dalla croce. Noi non ci pensiamo, eravamo anche noi nel tempo di Gesù, perché Gesù è morto una volta sola, quindi generazione passata, presente e futura. Io ci guardo. Perché ho detto questa parola? Perché noi dobbiamo assumere lo stesso sguardo. Vedete quanto è bello, cioè se vuole. Poi, ecco, io ci vedo solo un po' l'immagine, penso che sono fatto tempo. E poi mi fermo un po' l'immagine, perché è tanto bella questa stampa. Poi, ecco, tanto stampa, eccolo questi fasci luminosi, l'ha già spiegato la Chiesa, ci sbaglia. E questi fasci, quando Gesù morì sulla croce, allora tre fiamme, quando i soldati dicono qui i fiamme, ne uscite. Sangue e acqua. Quindi questo sangue e acqua simboleggia non esattamente il portale. Il sangue è il sacramento dell'Eucaristia,
benedizione. Io personalmente, insomma, ho riflettuto molto su quella mano alzata è la mano del sacerdote. Quando noi ci andiamo a confessare, cioè quando andiamo a ricevere il sacramento della riconciliazione. Cioè, io così, diciamo, ho cercato di dare una spiegazione, perché c'è un motivo, benedice, una mano benedicente, però quella mano no, benedice, il sacerdote si benedice, Gesù si serve, il ministro sacerdote, quando noi, ecco, dopo la confessione, allora solleva la mano, e come fa? C'è quella mano là, allora vediamoci bene, ecco, nella mente di cui, quella è la mano di Gesù, quella mano là, che benedice, invece, la mano attraverso la mano del sacerdote. Quindi, è un raggio, l'ho detto, ma ecco, non lo dico di quel brano, del 1931, Gesù appare a questa suora, ne abbiamo parlato prima, una suora, diciamo, senza istruzione, ordine, povera, contadina, famiglia contadina, ed è affidata a una missione, pensando che lei ha avuto due chiamate, la prima è quella di suora da clausura, la seconda ancora potente, è affidato la missione della diffusione del messaggio della misericordia. Pensate che Gesù la chiamava, abbiamo detto anche prima, tu sei la mia segretaria, non c'è in terra. Quindi questa suora ha conosciuto le profondità della missione della divina misericordia. Perciò è un piano meraviglioso, chi lo chiede, che molti a San Paolo non hanno il cuore, ma non lo mettete per niente, perché noi abbiamo un piano, ci parla Gesù, parla ogni anima, noi non lo parla solo a Santa Faustina. Questo messaggio rivolto a ogni figlio e figlia, a tutti quanti, a tutti i figli, e diciamo una cosa molto importante. Pensiamo all'umanità l'unica buona, non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. Allora il messaggio si fa impedire su un elemento, su una parola, fiducia. Se ricordiamo, secoli precedenti, ci fu Santa Maria e Margherita di Coppa, da Gesù cosa aveva chiesto? Di nuovo di consecutivi, di riparazione al cuore di Gesù. Quanti l'hanno fatto, continuano a farlo, i nuovi di consecutivi di riparazione al cuore di Gesù. Non so quante le promesse, tutte le promesse che si dicevano contro questo mito, questa causa. Che sono stati pochi che hanno risposto. Allora Gesù, questa volta, non ci ha chiesto questa riparazione, ha detto figlio, dice, hanno fiducia in me. Ed è per questo che sotto l'immagine, Gesù disse, ma dirigi l'immagine, secondo il modello che vedi, con sottoscritto, Gesù confido in te. Quindi la fiducia. Se non c'è fiducia, e di quando la fiducia non la dobbiamo siamo tutti lavoratori, siamo solo la cosa di parlare del mondo. Quindi cerchiamo di ricordare questa parola di fiducia del Signore, così come si attua. Nel piano, anche nella sua giornata, che è più costoso, sprofondano l'oceano del misericordia. Tutto il mondo è la persona che dobbiamo essere, la vicina si cambia con la riconciliazione. Cioè, il Signore non ci ritrova, non ci dice nulla. Perché noi dobbiamo ritroverare un altro uomo, dobbiamo ritroverare? Lui è venuto per far capire
la misericordia, se non cerca di torna, la misericordia non è la cosa del comune, l'amore è il grande, l'amore prevede la misericordia, la misericordia è l'amore, la misericordia è il gioco. Se usiamo questa trittica, chiamiamola, tramite mano, allora praticamente noi possiamo cominciare a fare questo camminando come a posto della misericordia. Concludo dicendo, quando ho iniziato questo cammino, voglio dire questo perché ci saltiamo, posso parlare di questo, ma quello che ho fatto, non è caso. Cioè, a noi sono sempre la data che voglio andare così. Dice no. Io, come mi sta facendo, sono molto primo così, dalla lettura di una frase è cambiata la mia vita. Figlia mia, io leggo, non mi prendo tanto questa cosa, sono stato tratto dal grande di Santa Costa. E così è iniziato il cammino